In diretta sulle fonti TV, Marketstar, appuntamento mensile per fare il punto della situazione su ciò che è accaduto sui mercati, naturalmente in primis, ma anche tra gli investitori, insomma, quali sono i trend, cosa si è sviluppato maggiormente, a cosa si sta guardando di più, insomma, il bilancio lo facciamo appunto con voi, con il nostro format e soprattutto con Morningstar Italy, oggi con me Marco Caprotti che saluto, che è in collegamento. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi e a chi ci segue. Ben trovato Marco. Allora, beh, è stato un periodo decisamente trafficato, mettiamola così, perché sono accadute molte cose e peraltro c'è quasi, lo definiamo sempre un cambio di passo da parte dei mercati. Perché? Perché ci sono tanti fattori che hanno ovviamente preoccupato da una parte, ma anche cambiato evidentemente, no? I movimenti e gli atteggiamenti degli investitori. Cerchiamo di capire con te punto per punto cos'è accaduto. Allora, in modo generale, chiaramente c'è sempre il tema dell'inflazione che tiene banco, le mosse delle banche centrali, ma questo ultimo mese si è inserita un'altra vicenda che ha fatto tremare un pochino e che, insomma, in qualche modo ancora sta minando gli equilibri dei mercati e degli investitori. Mi riferisco alla vicenda di Evergrande. Però da questo punto di vista, come spesso accade, diciamo così, i gestori si dividono tra ottimisti e pessimisti. Chi crede che sia una vicenda che in qualche modo non avrà tante ripercussioni, chi crede invece che questo causerà indubbiamente qualcosa. Allora, partiamo da qui se sei d'accordo. Sì, assolutamente. Beh, diciamo che oramai per quanto riguarda il caso Evergrande il tempo stringe, nel senso che tra una decina di giorni, insomma, dovrebbe chiudersi in qualche modo la questione e quello che si vede all'orizzonte, insomma, non è bellissimo. Dal punto di vista degli investitori, come accennavi tu, si dividono in ottimisti e pessimisti. Partiamo dai pessimisti. I pessimisti sono quelli che noi abbiamo sentito e che sostanzialmente stanno alleggerendo, hanno alleggerito, hanno azzerato le posizioni che avevano sui bond della società. Ne cito alcuni: PIMCO, Barings, me li sono segnati, T. Rowe Price, HSBC, che nel corso del tempo, insomma, come dicevo, avevano alleggerito, eliminato le posizioni, anche se da quello che ci hanno detto, tutto sommato sul settore immobiliare della Cina sono ottimisti. Poi ci Sì. sono, diciamo così, gli ottimisti, che potremmo definire ottimisti tout court, nel senso che non sono molto preoccupati poi alla fine per quello che sta succedendo e magari stanno approfittando di quello che sta succedendo per cercare laddove è possibile di recuperare qualche posizione su questo tipo di strumenti. La Sì. nostra visione come Morningstar, diciamo un pochino più generale, pensiamo che questa cosa alla fine comunque avrà un effetto, sui bond cinesi denominati in dollari, sostanzialmente questo, per avere il No, quadro completo. certo, ecco, avete anche un'analisi specifica su questo, vero Marco? Nel senso che proprio per capire quali sono i fondi obbligazionari sui mercati emergenti che hanno, come dire, liquidato le loro posizioni perché naturalmente più esposti sul mercato cinese. Sì, appunto, dicevo, E infatti c'è proprio un'analisi, giusto? Ho capito bene? Sì, sul Ok. sito si trova l'analisi puntuale, anche col nome preciso del fondo, Perfetto. personalmente spiegato perché. Ecco, no, questo è molto interessante per quello che l'ho richiesto, così almeno invito anche i nostri telespettatori a prendere visione, dato che appunto Assolutamente. comunque è un tema che ci trascineremo avanti un po' e che comunque resta lì, no? Sempre con i riflettori puntati. Allora, parliamo di bond adesso, Marco, perché pare che il rischio in qualche modo piaccia ancora, no? Lo diciamo in questo modo, e questo insomma in un momento interlocutorio accende l'interesse. Quindi restiamo su questo tema. Perché se pensiamo al mercato obbligazionario ci sono i segmenti del mercato più a rischio che continuano però a salire. Chiaramente la cautela è sempre di rigore quando si parla di investimenti, ancor di più credo in questo contesto. Cosa ci dici? Diciamo che quello che stiamo notando, l'abbiamo notato nell'ultimo mese, ma che stiamo notando sostanzialmente anche da inizio anno e anche dalla fine dell'anno scorso, insomma, che c'è un particolare appetito per quei segmenti del mondo obbligazionario che sono tipicamente considerati più a rischio. Gli high yield sono il più classico, ma anche quelli dei mercati emergenti. La cosa curiosa in qualche modo, che dimostra l'appetito per il rischio, un appetito per il rischio particolare, è che sugli high yield l'interesse è per tutte quelle emissioni che hanno il rating più basso all'interno
dell'universo ai leader. Sì. Questo perché questo dimostra evidentemente una disperata ricerca di rendimento, però dall'altro, sia per gli yield che per quanto riguarda i bond emergenti, espone gli investitori a dei rischi alla fine, perché comunque si tratta di segmenti, di strumenti che aggiungono rischio al portafoglio alla fine. Le nostre analisi in generale, se vogliamo per esempio concentrarsi sui bond dei mercati emergenti, dimostrano che nel lungo periodo, alla fine, questo rendimento in più che dovrebbero portare, considerando anche il rischio, che hanno attaccato, alla fine può non valere la pena. In generale, però, tutti questi tipi di strumenti possono andare bene all'interno di un portafoglio diversificato, anche perché poi non possiamo negare il fatto che sia gli yield, anche quelli più pericolosi, o i bond emergenti, anche dei paesi, diciamo così, un pochino più traballanti, hanno dei periodi in cui comunque danno rendimenti elevati, che possono far bene al portafoglio. Certo, bisogna essere molto cauti, ragionare sempre nel lungo periodo, che è una cosa che ripetiamo, Certo. allo stremo, e avere un portafoglio diversificato che possa compensare, perché se è vero che possono dare extra rendimento, è anche vero che sempre si portano dietro extra rischio, No, insomma. certo, beh, portafoglio diversificato ancora di più in questo momento, Marco, fermo Assolutamente. restando che è sempre buon uso andare in quella direzione. Scusa, buona abitudine, non buon uso, proprio utilizzare il nostro portafoglio in questo modo. Sembrerebbe essere cambiato qualcosa anche sui fondi, sui dividendi che staccano, diciamo, allora, rialzano la testa i fondi sui dividendi, nel senso che in un momento, insomma, anche questo sembra abbastanza logico, nel senso che in un momento in cui chiaramente ci sono delle incertezze, paga di più chi paga regolarmente, uso doppia parola, stessa parola in doppio modo. È vero, è così? Si sta andando in quella direzione? Sicuramente si nota un trend, nel senso che stando sui fondi, i fondi che pagano dividendo, Sì. che puntano su società che pagano dividendo, stanno andando bene. Da inizio anno, mediamente, per quelli venduti in Italia, hanno guadagnato più 16% sostanzialmente. Più 16%, Sì, ok. più o meno, grosso modo. Sì, certo. Qui però si innestano vari discorsi, nel senso, tipicamente le società che pagano dividendo sono quelle che sono più stabili, più mature, in determinati segmenti che sono quelli più famosi, penso alle utility, per dire quello proprio più famoso. Dal punto di vista dei fondi la questione diventa un pochino più complessa, nel senso che il gestore deve andare a cercare quelle società che pagano fondi, ma deve cercare quelle che società che non pagano. Scusate, quelle società che pagano cedola, ma che non pagano una cedola altissima. Questo perché può innescare un processo per il quale poi la cedola per quella società diventi insostenibile. E questo è un fatto, nel senso, deve cercare società che paghino una cedola, che arrivi fino a un certo punto e non vada oltre, proprio per il rischio di insostenibilità. Dall'altra parte, deve avere la libertà però di puntare anche su quelle società. Quindi Sì. non deve essere costretto a avere delle briglie in questo senso. Quindi il lavoro del gestore diventa difficile perché deve calibrare tutte queste situazioni e capire qual è la società che ha un dividendo sostenibile e alto e chi ce l'ha altissimo che rischia di essere insostenibile. Insomma, è tutto un lavoro di bilancino, pesi, misure per cercare di avere, insomma, un portafoglio che Certo. a fine dia rendimento. Però per dire che non è un lavoro facilissimo, nel senso, non basta fare l'elenco delle società che pagano i dividendi più alti in assoluto, perché questo alla fine potrebbe essere controproducente, scatenando quella che si chiama la trappola del dividendo, nel senso, vai a puntare su una società che però quest'anno paga tanto, l'anno prossimo però non, per mille motivi può non essere in grado di Esatto. È farlo meglio e tu ce l'hai in guardare. portafoglio. Certo, è meglio quindi Marco guardare chi paga regolarmente piuttosto che chi Esatto. distribuisce di più, cioè essere regolari, insomma, e E quindi poi a questo. fronte di un'analisi qualsiasi, nel senso che uno fa delle opinioni per cui pensa che quella società che paga tanto
può continuare a farlo per qualche anno, però stando sempre attento appunto che potrebbe non succedere sempre. Eh certo, assolutamente sì. Beh, questo, come detto all'inizio, no, in un momento di cautela, di incertezza, è abbastanza logico, però la conferma serve sempre. Allora, parliamo dell'azionario americano adesso, no? Perché corre, però secondo le analisi sempre vostre, Marco, ci sono degli, come dire, c'è qualcosa che ha dei prezzi interessanti, quindi ci sono delle opportunità di acquisto. Di cosa si tratta? Ma diciamo che in generale sì, il mercato americano corre, in generale per le azioni che seguiamo noi con la nostra ricerca, in questo momento è sopravvalutato più o meno del 3% rispetto a quello che dovrebbe essere il fair value. Sì. La spinta arriva da tante cose, nel senso arriva da come sta andando la pandemia negli Stati Uniti e un po' anche nel resto del mondo, quindi ricomincia l'attività lavorativa, economica. Questo però poi alla fine è vero che fa salire il mercato in generale, però diminuisce le possibilità di andare a cercare azioni da mettere in portafoglio che abbiano un prezzo ragionevole. Per quanto riguarda le occasioni, noi le individuiamo sostanzialmente in due settori: quello dell'energia, che infatti poi in questi giorni sta in qualche modo recuperando, e i beni di consumo, che erano stati quelli un po' in generale schiaffeggiati, diciamo così, nei mesi scorsi. In generale però teniamo presente che il mercato americano è caro, e su questo non si può dire niente, anche perché, come si accennava prima, le possibilità di, anzi, le indicazioni di ripresa economica degli Stati Uniti sono, in generale, sono buone. Cioè, se guardiamo il PIL, noi prevediamo per quest'anno un 6%, che per il prossimo dovrebbe diventare un 4,3 mi pare, sì, nel 2022. È vero che l'inflazione sale, però secondo noi dovrebbe essere un fenomeno transitorio, che non si dovrebbe portare per troppo tempo, perché è dovuto in realtà a fattori che sono transitori, quelli che ci sono nel settore delle auto, per i chip, insomma, eventi di questo tipo che dovrebbero insomma, esaurirsi, per cui dovrebbe essere un fenomeno transitorio che dovrebbe riassorbirsi. Quindi al momento a voi l'inflazione non preoccupa, insomma, questo è il punto, no? Quindi in questo momento, certo. Beh, poi tanto noi mensilmente lo facciamo il bilancio, quindi potrebbe anche essere che poi il prossimo mese la situazione cambi in meglio o in peggio, quindi assolutamente. Perché lì poi bisogna considerare, lo sapete meglio di me, tutta una serie di indicatori. Ah, certo. Anche a noi è capitato di limare o riaggiustare le previsioni di inflazione, sempre di poco, si parla veramente di piccoli numeri, però insomma vanno aggiustati in base a quello che esce. Ok, altro argomento, rimaniamo però ancora in America, Marco, parliamo delle SPAC, altro tema che abbiamo affrontato in altre occasioni all'interno di Market Star. Stanno rallentando, però pare che questo fenomeno sia destinato a durare, cioè che questo rallentamento, appunto, visto che abbiamo usato la parola strutturale temporaneo, cioè per parlare dell'inflazione, che sia solo temporaneo, cioè che non sia un trend che ha invertito la rotta, ecco, mettiamo così. Sì, in effetti abbiamo visto che dopo una fase, in realtà durata anni, si parla di almeno di crescita con pochi segni di cedimento dal 2015-2016 di questo tipo di fenomeno di investimento, nel secondo trimestre di quest'anno, guardando agli Stati Uniti, guardando attraverso i dati di PitchBook, che è la società di Morningstar che si occupa dei mercati privati in generale, si è notato che nel secondo trimestre appunto ci sono state 106 IPO fatte attraverso le SPAC per un controvalore di 21 miliardi di dollari, una cifra insomma di questo tipo. Per quanto riguarda le operazioni è il 65-66% in meno rispetto al trimestre precedente. Per quanto riguarda il controvalore siamo all'81% in meno. Va detto però che questo dato si confronta con un primo trimestre dell'anno che ha visto una forte attività da questo punto di vista. Sì. Per cui l'ipotesi è che si tratti insomma di un rallentamento strutturale, poi voglio dire, avendo fatto appunto grossi numeri nel corso
nel primo trimestre ci sta anche che ci siano insomma, delle fasi in cui si tira un pochino più il fiato. L'altro elemento interessante secondo noi è che comunque il fenomeno delle SPAC fa bene soprattutto alle merchant bank, alle banche d'affari, che stanno portando avanti questo tipo di, diciamo così, di attività per quanto riguarda i debutti in borsa, appunto le IPO. Secondo le nostre previsioni, facendo un confronto fra le fee, che le, quindi le commissioni che le banche d'affari incamerano con un IPO tradizionale e una fatta attraverso le SPAC, attraverso tutti i passaggi, insomma, quelle attraverso le SPAC dovrebbero far crescere del 50% le fee che incamerano le banche d'affari. Quindi, insomma, si tratta sicuramente di numeri interessanti, quindi probabilmente c'è qualcuno che non ha interesse al fatto che infatti, assolutamente. C'è la sensazione che appunto nessuno abbia voglia che questo appunto si fermi. C'è una questione, caro Marco, che poi adesso chiuderà il nostro appuntamento di oggi, ma credo che sia, non che quello che abbiamo detto finora non sia importante, ancora più cruciale in questo momento, e peraltro è un tema che con voi noi affrontiamo sempre. Ultimo titolo, parliamo di finanza sostenibile. Allora, l'obiettivo è sempre quello di capire con voi a che punto siamo, però purtroppo oggi sembrerebbe che dobbiamo partire da un aspetto negativo, cioè la finanza sostenibile, che ancora non è evidentemente un argomento centrale per le imprese, soprattutto per le aziende. E non solo questo, cioè pare che ci siano tante imprese che fingono di essere virtuosi da questo punto di vista, no? C'è questo fenomeno, chiamiamolo così, greenwashing, che è un ecologismo di facciata, no? È una pubblicità ingannevole sul fronte dell'impatto ambientale, per cui si nascondono invece degli atteggiamenti non propriamente consoni con quello che viene richiesto, cioè che ci sia effettivamente un'attenzione a temi come l'ambiente, eccetera. Allora, ripeto, ti ho fatto una domanda molto ampia, ho anche citato questo greenwashing, che poi tu spiegherai ancora meglio. Facciamo il punto sulla finanza sostenibile. Sì, allora, in realtà l'argomento è interessante anche in vista, insomma, di COP26 che ci sarà a fine ottobre. Certo, vero. Quando si parla di queste cose, diciamo, la percezione che hanno molti è che si tratti di quello della finanza sostenibile, si tratti di un argomento di facciata, quindi di greenwashing. Sostanzialmente società di investimento, insomma investitori, che si danno un atteggiamento verde, se mi passate il termine, per in qualche modo seguire un argomento di forte tendenza in questo periodo. Qui la questione è, diciamo, un po' complessa, nel senso, noi per esempio abbiamo creato uno strumento che si chiama ESG Commitment Level, le cui intenzioni sono quelle di capire appunto quali sono i fondi che hanno un vero atteggiamento green, nel senso che hanno un vero atteggiamento rispettoso della sostenibilità in tutte le sue sfaccettature. Noi abbiamo analizzato una settantina di case di investimento e solo 7 hanno raggiunto il livello di leader in questo senso. 24, solo 7, figurati. Solo 7, sì, però sì. Il discorso è un pochino più complesso. Mm-hmm. Sì. Il numero brutto così alla fine dice poco. 24 hanno raggiunto il livello low, quindi il minore in questo senso. Questo non indica necessariamente che queste case non abbiano un'intenzione green, mettiamola così, o un atteggiamento green, o un atteggiamento più in generale sostenibile quando si parla di ESG. Potrebbero per esempio essere all'inizio del processo di transizione verso investimenti di questo tipo. Sicuramente ce ne saranno alcune che invece intendono fare greenwashing, intendono utilizzare, diciamo, la questione ESG, passatemi il termine, per darsi un tono sostenibile. Sì. Però ci sono, appunto, però in generale bisogna considerare anche quelle che sono all'inizio. Non dimentichiamo poi la difficoltà a reperire dati ESG, riguardo alla materia ESG, da parte delle aziende su cui i fondi vogliono investire. Anche questo è un fattore da tenere in considerazione.
Poi c'è la questione che magari ci sono società che preferiscono puntare sulla E, cioè dare informazioni sulla E della parte ESG, quindi dare più informazioni per quanto riguarda la parte ambientale piuttosto che su quella sociale, piuttosto che su quella di governance. Tutto questo alla fine dal punto di vista dell'investitore esterno, del retail e anche dalla percezione che c'è da parte di chi non mastica investimenti, crea molta confusione. Detto questo, però, crea anche tante opportunità, perché se ci sono aziende che puntano, che danno maggiori informazioni sulla parte ambientale della parte ESG, sì, magari è più affine al mio sentimento, al mio sentire dal punto di vista della sostenibilità, per cui so che con quella magari ho maggiori possibilità di fare un investimento di tipo sostenibile che piace a me. Insomma, la questione è sicuramente complessa e non si esaurirà sicuramente con COP26. Ecco. No, beh, verranno analizzate queste altre cose importanti, però poi si proseguirà, anche perché questo non è sicuramente un argomento che andrà a esaurirsi, anzi dovrebbe essere sempre più massiccio, sempre più presente. D'accordo, Marco Caprotti, grazie anche per questo mese, vi ringraziamo naturalmente per la collaborazione con Morningstar Italy e ci vediamo, ci sentiamo il prossimo mese, grazie mille. Grazie mille a voi. Grazie.